Ciao a tutti da Clarus Design, oggi vi presento l'opera finita, il centro tavola riciclo. Allora, andiamo a visionarla tutta completo. Allora, due chiacchiere. Allora, andiamo un attimo solamente a visionarla. Il davanti, il retro. Ok. Come tecnica, la tecnica classica del decoupage con riciclando una vecchia rivista, spezzettata pezzetti della rivista e incollata con la colla apposita per il decoupage. Data la mano sia davanti che dietro, ho lasciato negli spazi liberi. Il centrotavola era argento e ho rimasto gli spazi liberi per far risultare l'argento. E anche dietro ho lasciato gli spazi liberi per risultare il centrotavola retro era nero. Come possiamo vedere, qua queste parti qua, un po' di nero. Allora, ho dato sopra una finitura con la colla vinilica e i glitter. Il pennello mi era un poco sporco di rosso acrilico. Nonostante tutto, ho passato tutto una finitura con la colla vinilica. E mi è risultata un po' la finitura rosata perché non mi piaceva che spiccasse troppo l'argento. Allora, per terminare il bordo, perché non mi piaceva come possiamo vedere qui, sono andata a fare un giro di carta, di spezzatino di carta da riciclo, come possiamo vedere qui, e l'ho rimasta bianca, così possiamo vedere il distacco del rosato e del bianco. Allora, per terminare e dare un tocco di colore in più, sono andato a dare questi piccoli tocchi di luce con dei brillantini e dello smalto colorato, che andiamo sia da una parte che dall'altra, e a vedere questa finitura. L'opera terminata si presenta così. Ma ulteriormente dovrò solamente passare il lucido per la finitura, così nel momento in cui userò un detergente per poterlo pulire, né la colla né la carta né si rovinerà il mio oggetto. Un saluto a tutti da Claros Design.